Partiti in questi giorni gli asfalti qui a Villa Mosca erano gli asfalti necessari con le rimanenze anche del primo piano asfalti che prevedeva oltre 1,5 milioni, poi sono arrivati altri fondi, è stato rimpinguato e si sta lavorando su via Benedetto Croci, via Aurini e si proseguirà. Ma sì, gli asfalti da fare ce ne sono tanti, tantissime strade hanno bisogno di manutenzione. Cerchiamo di dare attenzione, di dare priorità alle strade più importanti, quelle più ammalorate, ovviamente è sempre poco quello che si fa, però diciamo, abbiamo iniziato un percorso e speriamo di seguirlo man mano negli anni, i 2 anni che rimangono, per cercare di dare decoro e sicurezza alle strade cittadine, anche quelle frazionali. Siamo intervenuti sia sulla strada di Via Dormizzoni, sia sul tratto della Via Don Paolini, quello più ammalorato. E poi siamo intervenuti in tutta via Gramsci e adesso siamo intervenuti su via, sulla via importante, via Benedetto Croce, veramente i limiti, avere delle situazioni diciamo, di necessità di manutentive importanti, è una strada abbastanza lunga, circa 420 metri di asfalto, una strada piuttosto larga, quindi con diciamo, costi abbastanza importanti. Adesso stiamo facendo questo tratto di via Aurini che era veramente ammalorato, ovviamente solo un tratto, questo di 80-90 metri. E quindi piano piano poi rimane qui a Villa Mosca da sistemare via Micozzi e quindi a quel punto poi ci trasferiremo nelle altre vie che sono rientrano nel piano asfalti. Ovviamente adesso ci sarà un periodo di fermo perché Quindi ci si giustamente, ferma quando? ma adesso in queste 2 settimane la ditta concede le giuste vacanze agli operai, poi devo ultimare un lavoro dove stavo facendo, portando avanti il lavoro nella zona di Pescara. E poi sicuramente torneranno qui per ultimare il piano asfalti e speriamo intanto di riuscire a mettere faticosamente in campo il progetto per le frazioni, quello che è stato finanziato con una variazione di bilancio di 600 euro. Piano piano cerchiamo di andare avanti, sento spesso dire che non si fanno asfalto a tema, si fanno, e la verità è che ce ne sarebbe bisogno di tanti interventi e per quello che possiamo fare alla fine sono sempre riduttivi rispetto alle necessità del territorio. Andiamo per gradi, quindi questa ditta riprenderà i lavori i primi di settembre? Ma parlo del 10 settembre, 12 settembre. Quindi diciamo circa purtroppo un mese D'accordo, ci sono dei sarà tempi che ferma. loro Nel devono. frattempo si spera di andare avanti con le frazioni, nel frattempo No, partirà le via Le frazioni Crispi. dobbiamo fare proprio mettere in campo ancora il progetto e l'appalto, quindi con 1.000 punti interrogativi perché sa benissimo la difficoltà dovuta a livello amministrativo alla mancanza di personale, che tra poco non molto dovremmo risolvere questo problema e quindi il finanziamento c'è, quando c'è un finanziamento l'opera adesso o prima o poi, ma si farà, nel senso che si realizzerà sicuramente, non so dare i tempi, non vorrei dare i tempi perché poi potrei essere smentiti dai ritardi e dai fatti reali. Intanto il 27-28 si partirà con Viale Via Le Crispi. Crispi, ribadisco ancora una volta, c'è un accordo con Rete Gas, partiranno i lavori il 27. Per lavorare poi anche di sabato e domenica per creare meno problemi al traffico, quindi dovranno iniziare ovviamente, si parla, il lavoro sarà realizzato fino a Via Roma e del tratto di strada che poi è stato oggetto di attraversamento stradale. Per poi il prossimo anno riprenderanno l'ultimo tratto di attraversamento e a quel punto sarà realizzato il prossimo anno l'intero tratto fino a Ponte Sabatino. Quindi ci sarà una pausa tra un tratto e un altro. Beh sì, perché devono fare ancora l'attraversamento. L'attraversamento si è interrotto 10 metri dopo Via Roma, incrocio con Via Roma, quindi non è che possiamo andare a fare l'asfalto su una strada che poi doveva essere attraversata dalla Rete Gas. La Rete Gas lì sta attraversando la strada per proprio mettere su una rete nuova e quindi noi non possiamo, dobbiamo dare l'autorizzazione, giusta autorizzazione.